Amici, buongiorno. Ci siamo appena svegliati qui a Burgas, ma tra poco saluteremo il Mar Nero perché dobbiamo dirigerci dalla parte opposta del paese, dato che domani mattina... Oh, una busta volante! Guardate, guardate, guardate! Una busta! Domani mattina abbiamo il volo da Sofia e quindi oggi ci spariamo un bel po' di chilometri in macchina. Ma mangiamo qualcosina che tra poco usciamo. Non ho ancora fatto vedere i miei fantastici acquisti all'Umana di ieri. Allora, ho preso il costume universalmente riconosciuto come più bello del mondo. È incredibile questo costume, ma temo che sia piccolo perché forse mi ci starà una coscia qua dentro. Ma per 1,25€ lo dovevo assolutamente comprare, è troppo bello. E poi, visto che ho perso 1,10€, ho dovuto comprare anche questa maglietta. Una maglietta bianca, molto pulita, molto carina, molto elegante, con scritto Luca Sirtori, sindaco. Candidato sindaco di Seriate o di Segrate, non mi ricordo. Bellino, eh? Rimettiamoci in marcia. I want your break, break again. I want your break free from your lucky senza di stare. Comunque sul giubbetto, solamente perché me lo son portato dietro, in realtà fa parecchio caldo qui a Plovdiv. Sembra quasi essere arrivata la primavera, infatti le mie allergie, pam, si impennano. Comunque sì, abbiamo seguito i vostri consigli e sulla lunga strada del rientro ci siamo fermati a Plovdiv, la seconda città più importante della Bulgaria e una delle più antiche d'Europa. Nel 46 a.C. l'allora Filippopoli venne conquistata dai Romani e rinominata Trimontium. Il nome Plovdiv verrà adottato solo a seguito della Prima Guerra Mondiale. E sapete che proprio come Roma, Plovdiv sorge originariamente su sette colli e ancora oggi sono presenti anfiteatro e altre rovine romane. In generale si tratta di un polo culturale importantissimo che è stato nominato nel 2019 capitale europea della cultura assieme a Matera. Si mangia armeno, sì caro. Ho già capito che è un posto buono perché il menù è interamente in cirillico. La signora parlava solamente armeno, ma siamo riusciti a capirci, abbiamo ordinato, forse. Super salato. Buono di quello di ieri. Buonissimo. Iniziamo con la mia bella solita insalatona. Pane mega buono appena sfornato. Ma che bella zuppona. È arrivata anche questa cosa, pizzettina con la carne. Ed ecco a voi il kebab. Allora, il cibo armeno, troppo buono. Questo ristorante, troppo buono. Sto bene. Best in Plovdiv. Comunque adoro gli armeni. Abbiamo mangiato benissimo, speso 25€ in tre. Ci hanno messo pure Toto Cutugno. Abbiamo fatto una foto insieme, raga, che spettacolo. Quasi quanto questo splendido, incredibile mezzo, che sembra artigianale, fatto a mano. Cioè guarda, c'è il lucchetto dove c'è il serbatoio. Madonna, bellissimo. Guarda quanti micetti, è pieno di micetti. Tra l'altro ci è scaduto il parcheggio. Chissà se ci ritroviamo un'altra ganascia. Micetto, stai attento ad attraversare. Oh, che non si... Non hai visto il basello? Allora, che non si dica che non vi porto nei posti belli. Questo è il bagno e questo è... Ah, qua ci sono i bagni. Bagno privato, però fuori dalla stanza. La quantità di muffa in questo bagno mi fa pizzicare le narici. Vediamo un po' che stanza... Ma non l'hanno rifatta. Ma no, raga. Ma scusami, eh. Ma no, raga, dai, ma non è la nostra. No, zio, non può essere la nostra. Vieni a vedere. Scusami, come fa a essere la nostra stanza questa? Cioè, ok, ci sono tre letti singoli, ma non mi sembra... Cioè, non è la nostra, dai. Il fatto è che questo posto, hotel, non è un hotel chiaramente, però abbiamo chiamato una tipa che ci ha dato il codice per entrare. Poi le chiavi erano tutte libere, quindi chiunque sappia il codice può venire a dormire in queste stanze. Raga, non lasciatemi da solo in sto posto che mi fa un pochino paura. Ok, abbiamo preso le chiavi della 1, che è decisamente meglio della 5, quindi chiudo questa. Peccato, sarebbe stata un'esperienza comunque dormire qua dentro. Mi ha detto Andrea che nei bagni non c'è la carta igienica. Fortunatamente ne porto sempre un po' da casa perché non si sa mai dove finirei a dormire. Queste le rimettiamo in reception. La reception è una specie di cassettina. Vediamola uno. Ah, guardate che bella la parete con tutti gli spartiti. Ma che carina. No, guarda quanta roba c'è sulle pareti. C'è anche il bagno all'interno. Questo c'era la carta igienica? Sì. Che lusso,
posto, da Dio, raga, guardate che bello che è. C'è anche lo scaldabagno e questo fantastico copritavoletta. Sì, la 5 l'ho chiusa, adesso vado a mettere giù le chiavi. Comunque è bellissima questa. Io dormo sul divano. Sì? Buona fortuna. È fredda da morire, però è carina. Ma posso chiedervi, ma voi avete una stanza normale? No, la vostra è peggio della vostra. La vostra è peggio della nostra? Ma, cioè, tipo voi hanno assegnato un numero e voi avete preso quel numero? Sì, la 2. Sì, noi siamo qui accanto, ma tipo non funzionano i termosifoni. No, questa non è terribile. La 5 però, se volete, ve la faccio vedere perché è un'esperienza. Adesso facciamo vedere la stanza 5 a questi simpaticissimi ragazzi che non hanno idea di cosa li aspetta. Venite, raga, venite a vedere. Permesso. Dove sono le nostre cose per dormire? Cioè, sono queste? Sì. Erano già qua? Sì. Cioè, ci hanno lasciato la stanza così? Sì. Fortissimo. Vabbè, dai, raga, cioè, ci sta, nel senso, per 22 euro cosa pretendete? Con 32 euro andavamo in hotel, ma non c'è gusto. Questo video potrebbe tranquillamente chiamarsi Hotel da Incubo in Bulgaria. La ragazza ci ha detto che non funzionano. Cioè, tra l'altro la ragazza non è la ragazza dell'hotel, è una ragazza che abbiamo incontrato. Ci ha detto che non funziona nessuno dei caloriferi e probabilmente stanotte dovremo dormire vicini vicini. Io dormo sul divano, te l'ho già detto. Io ti rotto in faccia. Beh, ma raga, abbiamo anche un frigo. Vediamo se c'è dentro del latte come in Moldavia. No, purtroppo no, peccato. Io non so se... No, no, zio, non accettare quelle cose lì perché mi cavo addosso. Di strada prendiamo fuoco, assicurato. Anche perché su questo tappeto io non mi fido a caricare il cellulare. I consigli del Nick. Andate a vedere se nelle recensioni c'è scritto bad bugs. Ovviamente noi non l'abbiamo fatto perché abbiamo prenotato questo posto mentre eravamo incolonnati in strada. Però dai, cioè, alla fine c'è tutto, no? Mi piace anche come hanno voluto, no, arredare. Abbiamo dormito molto meglio ieri notte con 5 euro in più. Quanto abbiamo speso ieri sera? 32, qua 23. 9 euro in più fanno tanto la differenza. Però siamo in centro. Ma ci sono... Allora, questo cuscino ha la federa. Io lo prendo. Ma sono almeno lavati? Come? Perché prendi l'unico cuscino con la federa? Perché ho i capelli lunghi, me lo merito. È giallo? È in palette con la tua giacca. Ma di piumone c'è soltanto questo. Ma questo è singolo. No, zio. Ma proporrei di andare a vedere, visto che abbiamo a disposizione le chiavi di tutte le altre stanze, se si possono prendere della biancheria da letto pulita nelle altre camere. Dai, andiamo a fare i ladri. Sì. Dai. Cioè, direi che ce lo meritiamo. Sicuramente non andiamo nella 5. Questo posto è veramente horror. Sono felice di questa esperienza. Tu sei felice di questa esperienza? Pazzesca. Com'è? Questo qua c'ha pure un tappeto sul letto. Beh, c'è andata bene che non dormiamo anche qua. Non va la luce. Sì, fa stra paura. Madonna, ma che freddo che fa. Beh, i bagni sono molto carini. Mi piace questo colore delle piastrelle. Mi sembra di essere tornato ad esplorare case abbandonate. Sto da Dio, qua c'è di tutto. Ma scusa, non possiamo dormire qua? Cioè, a me dispiace, però dai, ci hanno lasciato là una stanza veramente terrificante. Raga, dormiamo qua, scusa, è pulita questa. Ah no, di là abbiamo il bagno. Io prenderei la biancheria da letto, almeno per non dormire sul materasso. Io di sicuro mi prendo la federa, guarda. Ah no, scusa, non abbiamo niente noi. Allora, ogni giorno ci deve succedere qualcosa di simpatico, di unico. Il primo giorno siamo stati bloccati da una bella ganascia alla macchina, subito appena arrivati. Ieri abbiamo visitato quell'incredibile posto abbandonato sovietico. Oggi siamo in un hotel da incubo. Cos'è quella cosa? Vabbè, era da tanto comunque che volevo fare una serie tipo hotel da incubo, anche se in realtà, cioè, è solo chiamarla così la serie. Io ci dormo spesso in posti di questo tipo. Guardate che bello il bagno quando lo chiudi, fatto tutto di legno, con questo coso che gira. Ovviamente il sapone non c'è. E dal lavandino parte il doccino, perché la doccia è qua. Hai praticamente una doccia gigante. E sai quanta acqua calda ti fa sto coso? Allora, volevo dire che in realtà noi siamo molto felici di fare questa esperienza, perché a me piace tantissimo ritrovarmi in situazioni così divertenti, perché un hotel bello, carino, non ti lascia quello che ti regala un posto così particolare. E andare nelle altre stanze recuperando le chiavi è stata una grande idea, perché da una stanza che nessuno usa ho recuperato questo piumone che sa proprio di pulito. Cioè, adesso l'ho annusato, profuma di pulito. C'era un pelo su quello di Andrea, però il mio è fantastico, quindi sono molto felice. Se troviamo anche il modo di avere una sorta di riscaldamento durante la notte, siamo al top. Altrimenti dobbiamo mangiare pesante e dormire vicini vicini. Perché il mio sa di pulito? Sa di pulito? E non ha neanche peli.
E vai! Stacco. Stavo staccando anche tutta la presa. Lo stacco questo calorifero portatile perché non funziona e non vorrei che magari a un certo punto durante la serata o la notte iniziasse a sparare scintille a casa. Non so se avete notato, ma le pareti ricoperte di carta sono particolarmente infiammabili. Adesso chiediamo alla ragazza italo-bulgara che abbiamo incontrato se ci consiglia un bel ristorante bulgaro per la nostra ultima serata in quel di Sofia. Allora, questa ragazza ci ha non soltanto consigliato un posto dove mangiare, ma ha anche spiegato questi braccialetti bianchi e rossi che ho preso l'altro giorno alla Lidl. Mi ha detto che in questo periodo si trovano in giro perché il primo marzo, con l'inizio della primavera, c'è tipo una festa qua in Bulgaria che lei ha definito come se fosse la loro Befana, per dire, che riguarda due uccellini. Non ho capito molto. Se c'è qualche bulgaro che voglia spiegarlo qua sotto tra i commenti, vi ringraziamo tutti. E adesso ci facciamo un giretto per Sofia. Il ristorante che ci hanno consigliato dovrebbe essere questo qua. Non so dirvi come si chiama. Traditional Restaurant. Bellino. Ma sbaglio o il menù è lo stesso del ristorante che ci ha consigliato Scrolla per il primo giorno quando siamo arrivati a Sofia? Comunque il posto sembra molto molto carino e il profumo entrando è spettacolare. Mi sa che abbiamo fatto bene a chiedere consigli a una semi local. Che ci prendiamo? Lei ci ha detto di prendere il vitello. Sì, c'è una bambina che sta mangiando tipo il suo peso corporeo in patatine fritte, ma io voglio provare il vitello perché ci ha detto col vitello andate sul sicuro. Ci ha spiegato che questo posto è un posto tipico che però ha dei prezzi medio alti per i bulgari ma bassi per gli standard italiani. Infatti una zuppa di agnello costa 7,60 lei. Trojansko tiganche with veal meat. La musica è stupenda e anche l'ambientazione del locale. Mi piace troppo questo posto. Allora iniziamo con questa fantastica bevanda a base di soda, succo di limone, menta e miele, servita assieme a due piatti di formaggi misti e pane. Assaggiamo? Questo pirogino è buono. Quelli sono quelli misti che ho preso io. Molto strano. Sono arrivate anche le zuppe. Loro hanno preso quella di agnello. Io ho preso quella di funghi, che ha un profumo veramente buonissimo. E poi ci hanno portato questa cosa. Non so cosa sia, ma è molto bella. Vi siete ustionati? Scotta così tanto? Io sono super curioso di assaggiarla. Bella zuppa di funghi. Ah, buona, ci sta, mi sono ustionato la lingua. Lo sapevo che scottava, però guardate com'è bella invitante. In superficie la mia zuppa ha uno strato di olio impressionante, però vi giuro è super buona. Comunque ragazzi, questa carne l'ho assaggiata, è la fine del mondo. Ci siamo fatti consigliare proprio bene, no? Il problema è che aspettando che si raffreddasse la zuppa si è raffreddata di brutto la carne. Avremmo dovuto chiedere anche qualcosina per fare la scarpetta. Ci stava bene, boh, anche del riso. È super brasata. Davvero stra buona. Che bello, è arrivata la musica dal vivo. Raga, veramente buonissima questa cena. Abbiamo speso 37 euro. 37 euro in tre, per mangiare e bere molto bene. Ho capito perché mi piaceva così tanto il vitello brasato che abbiamo preso, perché per come era morbido e per come era condito e speziato sembrava a tutti gli effetti il chashu, la carne di maiale che accompagna il ramen. Una cosa che a me Giamba fa letteralmente impazzire. Comunque ottima ultima cena qui a Sofia. Torniamo nel nostro magico hotel. So che non vedete l'ora di scoprire come passeremo la notte al gelo. Ma tu sei forse il perro del marciapiede? Bii! Questo monastero bellissimo era quello dove volevamo andare oggi, ma c'era troppa strada da fare. Non perdetevelo se venite in Bulgaria. Però c'è bisogno di noleggiare la macchina oppure unirsi ad uno di quei gruppi, bus, cose organizzate. Che bello, i caloriferi sono piacevolmente congelati. Facciamo quelli che vanno a nanna? Scusa, mi siete portato a dormire qua. I miei capelli sanno di falò. Bello, mummificato. The next morning. È stata una notte tremenda, fa tuttora freddissimo. Sono le 6:45, adesso mi sa che andiamo verso l'aeroporto. Come al solito mi si è smontato il letto e ho dormito sul materasso. Ecco, questo qua era il faro che durante la notte mi ha svegliato mille volte perché sparava direttamente dalla nostra finestra, che era questa qua, la prima che vedete. Però nonostante sia stata la peggiore notte passata in Bulgaria, devo dire che è stato divertente. Alla fine non te la ricordi una notte in un 5 stelle come ti ricordi una notte in uno di questi posti. Ma guardate che spettacolo, con la luna, l'alba. E noi che ce ne andiamo a riconsegnare l'auto perché ci hanno detto di andare molto presto in aeroporto, dato che possono
esserci delle code infinite ai controlli prima di salire sull'aereo. Ma noi in teoria avremmo già caricato anche tutti i documenti, boh. Che freddo. Ci è andata bene, non ci hanno messo le ganasce. Addio mazzetto alla fragola. In realtà ci abbiamo messo pochissimo a fare i controlli, siamo già al gate e mancano 2 ore al volo. E io mi sto grattando di brutto, spero di non essermi beccato niente stanotte. Eppure ho dormito vestito. Bene, sono molto contento di questo breve viaggetto in Bulgaria. C'ero stato soltanto per 1 ora, adesso sono venuto a vederla bene. Si torna in Italia, un pochino di tempo a casa per lavorare perché settimana prossima ripartiamo. Destinazione un altro super paese tanto richiesto a voi, ovvero il Marocco. Non vedo l'ora di farmi una doccia. Ho messo una fotografia su Twitter della nostra stanza e i commenti sono molto divertenti. Materassi del lato oscuro della scamorza. Vedo le cimici dei letti che fanno festa. Questa è brutta. La quota include candida, micose cutanee e pidocchi. CSI scena del crimine. Se l'hai pagato meno del volo te lo meriti. Ho visto film horror più confortevoli. Ciao ciao. Libidine. Ciao human.